Bentornati su Radio Design, oggi siamo in compagnia di Paolo Iavichino, direttore scientifico del Brand Festival. Intanto il Brand Festival continua e cresce sempre di più negli anni. Qual è stato il lavoro di crescita e cosa ha presentato quest'anno il Brand Festival? Io credo che questa, che è la terza edizione del Brand Festival, sia l'edizione forse che consacra definitivamente il festival su una scena un po' più ampia di quanto non fosse stata in passato. È sempre stato un festival nella prima e nella seconda edizione con una forte connotazione territoriale, che continua a esserci, ma quello che si sta respirando quest'anno è un allargamento degli orizzonti, e mi sembra di poter dire che l'edizione di quest'anno consegna un'identità di questo festival che su questi temi ha qualcosa da dire di molto importante sulla scena nazionale dell'intrapresa. Come cambia l'identità, diciamo, del design italiano? Dove sta andando e qual è lo stato dell'arte? Questa è una domanda da addetti ai lavori. Il design italiano ha avuto un periodo di grande, grande successo e ha prodotto dei professionisti che hanno saputo dar voce a una poetica identitaria molto forte, nell'ambito della moda, nell'ambito dell'arredamento, nell'ambito automobilistico. Il product design è sempre stato qualcosa che il mondo ci ha invidiato. E siamo su un territorio, peraltro, che penso ai Guzzini, per esempio, certo, che da questo punto di vista, penso a Elica, e, insomma, ci sono brand da queste parti che hanno in passato detto cose molto molto importanti, tanti premi, tanti prodotti sono stati esportati con un carisma che deriva dall'essere stati disegnati in Italia da grandi design e grandi maestri. Credo di non sbagliare, di non dire nulla di sconveniente, se mi trovo a guardare a queste realtà con uno sguardo un po' nostalgico. Non stiamo producendo nuovi design, siamo ancorati alle linee e al design dei grandi maestri del passato. Ci manca forse oggi una coscienza in questo senso, una coscienza creativa, una consapevolezza creativa che ci permetta di poter riaffermare il design italiano come un design unico, distintivo e votato al successo. Ma secondo lei invece questa crisi degli ultimi 10 anni non ha creato invece uno spunto creativo ulteriore? Sono nate, per esempio, diciamo, nel mondo del design, anche della creatività, nuove energie? O questo invece non è vero? No, ci sono. Ci sono nuove energie, in effetti. Ci sono tantissimi giovani che in questo momento stanno investendo tempo, risorse, energie nella creazione di nuovi percorsi. Il problema che io sento e che io avverto è che non riusciamo più a rompere la barriera del suono, cioè quella caratteristica determinante che il nostro design ha avuto per 20 e per 30 anni, tra gli anni 60, 70, 80, quando le macchine le disegnavano i Giugiaro, i Pininfarina, i Bertone, e siamo ancora lì, cioè siamo ancora le macchine, i treni disegnati da questi mostri sacri, e mi sembra che stia mancando un ricambio generazionale. Cioè io non lo vedo ancora il nuovo Giugiaro, la nuova Giugiaro, non li vedo i nuovi maestri che a 30 anni, 35 anni prendono il sopravvento e superano questi grandi design.
ci sono delle energie nuove, le guardiamo tutti con molta attenzione nella moda, nel product design, ma mi sembra che non stiamo producendo dei nuovi fari, non stiamo producendo dei nuovi totem a cui guardare, e mi sembra di poter dire che il design italiano da questo punto di vista stia perdendo l'occasione per il ricambio generazionale. Ultima domanda, da creativo le chiedo, dove sta andando la creatività e in quale, qual è il paese leader adesso della creatività? E allora, se devo pensare a quale sia il paese che in questo momento sta producendo le creatività migliori dal punto di vista pubblicitario, credo che ancora moltissimi dei lavori migliori arrivino dagli Stati Uniti, che hanno ritualizzato un momento solenne come quello del Super Bowl e hanno fatto del Super Bowl, dal punto di vista pubblicitario, un evento a cui tutto il mondo guarda ogni anno, perché là dentro ci sono delle opere, dei racconti pubblicitari di un certo tipo e con una certa tensione. Dove sta andando? Sempre guardando al Super Bowl, quest'anno e ancora di più l'anno scorso, c'è stata una forte componente di attivismo da parte delle marche. Ci sono marche che stanno imparando a stare sul mercato prendendo posizione con delle prese di posizione. Questo è il Super Bowl, anche quest'anno ce l'ha detto in maniera abbastanza forte. Sì, ci sono campagne anti-Trump, ma ci sono campagne che prendono posizione su temi molto urgenti, la sostenibilità per esempio. Cioè, non è che prendere posizione significhi necessariamente prendersela con il cattivo di turno. Prendere posizione significa molto spesso occuparsi di un tema che sta molto a cuore alle persone e che, non essendo nelle agende della politica, finisce inevitabilmente nelle agende di chi fa marketing e comunicazione. Quindi questa è una direzione in questo momento molto marcata, molto ben segnata, che l'America ci restituisce a chiare lettere. Certo, loro hanno Trump e quindi è facile, anzi è quasi obbligatorio, di fatto, per delle marche che vogliono parlare in maniera ecumenica e democraticamente inclusive, prendersela con Trump o quantomeno prendersela con le sue politiche. Certo. Quindi queste sono le direzioni. Anche in Italia cominciamo ad assistere a qualche caso di campagna politica da un certo punto di vista, e questo fa ben sperare rispetto agli anni che verranno. Cosa troveremo alla prossima edizione del Brand Festival? Ah, chi può dirlo? Non mi è dato veramente di sapere. Credo che finalmente celebreremo la maggiore età di questo festival, quindi credo e spero che la quarta edizione possa essere un'edizione ancora più ricca di relatori d'eccezione, come quest'anno, come in parte anche l'anno scorso, però credo che finalmente questo Brand Festival possa occupare la scena con una autorevolezza e una voglia di comunicazione ancora più larga rispetto a oggi. Grazie mille per il tempo che ci ha dedicato e alla prossima intervista. Grazie.